Le audioguide ed il sistema multimediale dei Musei Diocesani di Lanciano e Ortona sono stati realizzati con il contributo della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Sala prima. Corridoio ingresso. Il Museo Diocesano di Lanciano è stato aperto al pubblico nel 2002. Raccoglie nelle sue sale che si sviluppano su una superficie di 1000 metri quadrati oltre 500 opere. Del vastissimo patrimonio artistico dell'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, testimonianze della storia artistica e religiosa lancianese, la cui visione, come una Bibbia dei poveri, coinvolge il visitatore in una ricerca del senso della vita e in una riscoperta delle proprie radici attraverso il linguaggio dell'arte, aulico o popolare che sia, ma sempre portatore di fede e conoscenza. Le opere esposte all'ingresso palesano un elemento fondante dell'istituzione museale, non privare nessun luogo di culto delle sue opere e non sottrarre nessuna opera dal luogo per il quale era stata concepita, utilizzando per la realizzazione del percorso espositivo soltanto opere che nel corso degli ultimi due secoli erano state accantonate in deposito o perché sostituite da altre come nel caso della statua di San Francesco, o perché troppo preziose o troppo delicate per poterne continuare l'uso, come nel caso della croce processionale o del torcere in legno tornito e argentato, oppure perché divenuti obsoleti dopo la riforma liturgica seguita dal Concilio Vaticano II, come nel caso del monumentale pulpito. Da ultimo, alcune opere sono invece pervenute per donazione come nel caso del Cristo infante, coi simboli della passione di ambito napoletano del XVIII secolo, proveniente dalla famiglia Stella Maranca di Lanciano. 1.1. Francesco Saverio Citarelli, 1790-1871. San Francesco d'Assisi, 1820 circa, legno scolpito e dipinto. Tela gessata. Proveniente dalla cattedrale di Lanciano. La statua lignea di San Francesco d'Assisi, realizzata dal valente scultore napoletano Francesco Saverio Citarelli, si trovava prima del 1885 nella cattedrale, dalla quale venne rimossa per lasciare spazio ad una delle quattro statue dei Dottori della Chiesa donate dal lancianese Paolo Masciangelo, emigrato che aveva fatto fortuna nel nuovo mondo e che voleva mostrare un segno tangibile della sua gratitudine nei confronti della santa patrona il quale la commissionò allo scultore guardiese Nunzio Ferrari 1839 1910 la raffigurazione del santo di Assisi riconiabile dalle cinque piaghe si inserisce pienamente nello stile del Citarelli il quale si colloca a cavallo tra la tradizione iconografica settecentesca e la più composta eleganza del gusto neoclassico, alla quale seppe aggiungere una particolare abilità pittorica che lo portò nel 1850 all'assegnazione della cattedra di pittura presso l'Accademia di Belle Arti. 1.2. Filippo Sargiacomo, Pulpito, legno intagliato, dipinto e dorato. 1873 proveniente dalla cattedrale di Lanciano. Il pulpito della cattedrale della Madonna del Ponte venne realizzato dall'ebanista Gabriele Bruno e dal pittore Emidio Villante nel 1873, su disegno dell'ingegner Filippo Sargiacomo. Il pulpito era un elemento fondamentale della liturgia preconciliare. Dal pulpito il sacerdote teneva la predica, L'unica parte della messa che, essendo nelle lingue nazionali e non in latino, era effettivamente comprensibile per i fedeli. Per questa ragione l'ufficiante si spostava in un punto sopraelevato e più avanzato della navata rispetto all'altare, in una struttura spesso realizzata in legno in modo da fungere da cassa di risonanza per la voce che non era possibile amplificare in maniera diversa. 2. Sala seconda, dedicata alla venerazione della Madonna del Ponte. Un altro aspetto per il quale il Museo diocesano di Lanciano è giustamente noto è la concezione museografica con il quale è stato concepito. Gli oggetti non sono disposti ed esposti né in ordine cronologico, ripercorrendo le tappe della storia dell'arte, e nemmeno seguono un criterio tipologico che avrebbe visto succedersi nelle sale dipinti, sculture, argenterie. L'allestimento, che costituisce un modello assai innovativo, è stato progettato in modo che ogni sala illustri un aspetto delle tradizioni religiose locali nella loro espressione artistica, nell'intento di ricostruire e, per quanto possibile, mostrare al visitatore l'ambito culturale che ha prodotto le opere esposte. Per questa ragione la prima sala del museo non poteva che essere dedicata alla Madonna del Ponte, santa patrona della città e della diocesi. 2.1. Ambito abruzzese, ex voto, secoli XVIII, XIX e XX, provenienti dalla cattedrale della Madonna del Ponte. Collocati per primi, all'ingresso della sala, poiché considerati gli oggetti più significativi per documentare la venerazione della quale ha goduto nel corso dei secoli la Madonna del Ponte, i dipinti che oggi vediamo, realizzati nell'arco di tre secoli con le più diverse tecniche sui più disparati supporti, carta, legno e lamina metallica, non sono che una modestissima parte di quelli donati alla Santa Patrona nel corso del tempo e che, collocati in origine lungo la galleria laterale della chiesa, dovevano rendere manifesto al popolo dei fedeli e documentare la sua generosità nel concedere grazie. Essi documentano, con novizia di particolari spesso, incidenti quotidiani, piccoli e grandi pericoli e talvolta sono un vero documento storico, come nel caso del dipinto che illustra l'assalto dei briganti, alla diligenza che collegava Lanciano a Chieti in epoca postunitaria. 2.2. Ambito napoletano. Brocca. 1603. Proveniente dalla cattedrale di Lanciano. Catini. Ottone sbalzato e cesellato. Secolo XVI. Provenienti dalla cattedrale di Lanciano. La preziosa brocca è uno dei pezzi più interessanti del tesoro della Santa Casa del Ponte. Veniva utilizzata durante la solenne celebrazione della Messa Pontificale. Realizzata in argento, in fusione poi sbalzato, inciso, cesellato e dorato, reca l'iscrizione con la data 1603, il che la rende un esemplare rarissimo di oreficeria del XVII secolo gran parte del quale è andata perduta per via dell'alto valore intrinseco della materia prima. Lo studioso Franco Battistella ne segnala un esemplare simile del tesoro della cattedrale di San Gennaro e la riferisce a manifatture tedesche operanti nella capitale europea. Altrettanto interessanti i catini, in ottone sbalzato e inciso, datati al XV secolo e genericamente indicati come di manifattura slava, anche se taluni esemplari simili sono riferiti alla Germania settentrionale, intorno ad Aquisgrana. Essi recano una indecifrata iscrizione nella quale lettere greche si mescolano a caratteri gotici, a formare una parola che viene ripetuta per quattro volte. Esemplari simili sono diffusi in numerosi altri luoghi di culto in tutta la regione. Un catino simile è conservato in ambito diocesano, presso la chiesa parrocchiale di Caldari. 2.3 Ambito napoletano: Reliquiario della Santa Spina, fine secolo XVI, rame inciso, cesellato e dorato, argento in fusione, sbalzato e cesellato, vetro, proveniente dalla cattedrale di Lanciano. Tra le opere di oreficeria: Risalta il raffinato Reliquiario della Santa Spina, opera di argenterie napoletano della fine del Cinquecento, che reca sul piede l'emblema del committente, l'arcivescovo Paolo Tasso, e conserva al suo interno alcune spine della corona che cinse il capo di Cristo. Il Reliquiario, nella prima domenica di maggio, come tramandato dal De Giorgio nella sua Cronaca delle Chiese di Lanciano, veniva solennemente portato in processione, fino alla chiesa dell'Iconicella, dove restava esposto per tutta la giornata e in tutte le calamità pubbliche insieme al reliquiario a forma di vaso, nel quale, nel 1593, Monsignor Tasso, sborsando la considerevole somma di 40 ducati, fece riporre una porzione di sangue del San Pantaleone, il quale proveniva dal vescovo di Ravello, De Curtis. L'esposizione della reliquia era riservata ai momenti più solenni e fu proprio con la Santa Spina che il 5 febbraio 1799 le masse sanfediste, cioè i sostenitori della monarchia borbonica confluiti a Lanciano dai borghi vicini, pretesero di essere benedetti dall'allora arcivescovo Monsignor Amoroso prima che fosse intonato un tedeum di ringraziamento in cattedrale. Sala 2 2.4 Giacinto Diano 1731-1805 Incoronazione di Maria Modello per la decorazione della cupola della cattedrale di Lanciano 1788 Olio su tela Campeggia al centro della sala, suddiviso in tre tele, il modello per la perduta decorazione ad affresco della cupola della cattedrale realizzato dal pittore napoletano Giacinto Diano, nato a Pozzuoli nel 1731 e morto a Napoli nel 1803, raffigurante l'incoronazione di Maria, databile al 1788. Ai lati troviamo gli unici due frammenti salvati dell'affresco originale, che raffigurano, rintracciabili nella composizione generale, la testa di Dio Padre e la testa di Re Davide. La cupola della cattedrale venne scoperta il 9 novembre 1788, come riportato dallo storico Omobono Boccache, con festa, tripudio e sparo. Gli affreschi, a causa delle infiltrazioni nella copertura in piombo della cupola eseguita nel 1823, Iniziarono a deteriorarsi già dal 1830 e nel 1847 si riuscì a salvare, staccandoli insieme all'intonaco, soltanto i due frammenti ora visibili. È difficile stabilire con precisione assoluta l'epoca della presenza di Giacinto Diano a Lanciano. Secondo De Cecco, i lavori per la decorazione della cupola e delle volte del Duomo sarebbero iniziati nel 1787 e terminati nel 1790, dopo la presentazione del modello che gli sarebbe valso l'incarico. Successivamente, tra il 1790 e il 1791, il pittore avrebbe realizzato a Napoli le 20 tele triangolari ad olio che si trovano ai lati dei finestroni e successivamente tra il 1792 e il 1793 avrebbe dipinto anche i due quadri con La Lapidazione di Santo Stefano e La Navettività di Maria. Il dipinto rimasto agli eredi del pittore fu acquistato a Napoli nell'aprile del 1839 da Giuseppe De Crecchio, membro con il conte Saverio Genoino e Don Giacomo Festa della Commissione di Beneficenza. Il quale successivamente ne fece dono alla cattedrale al fine di lasciare memoria ai posteri della bellezza dell'opera perduta. Esso venne conservato insieme agli unici avanzi degli affreschi della cupola, due teste di Padre Eterno e di David, nella camera della Congregazione di Carità dietro la Sacrestia del Duomo. 2.5 ambito meridionale, abiti per le statue della Madonna del Ponte. Secoli XVIII e XIX, seta ricamata, oro, proveniente dalla cattedrale di Lanciano. Tra le maggiori attrattive del museo vi è, sicuramente, la possibilità di ammirare il tesoro della Madonna del Ponte, ricco di gioielli realizzati dal XVII al XX secolo, tra cui la straordinaria mezzaluna di diamanti, dono della Marchesa di Castelnuovo, l'odierna Castelfrentano valuta un tempo quanto tutto il resto del tesoro. Insieme all'importante collezione di gioielli ex voto, datati tra il XVII e il XIX secolo, sono esposte due vesti in seta, una del Settecento e una dell'Ottocento, con cui si vestivano le statue della Santa Patrona. La prima, interamente ricamata in oro, reca le insegne di Giacomo Lieto dei duchi di Polignano. Arcivescovo di Lanciano dal 1754 al 1769, il quale fece realizzare nel 1758, in sostituzione dell'antica cona della Madonna, un nuovo altare marmoreo, eseguito dal noto marmoraro napoletano Crescenzio Trinchese, su progetto dell'ingegner Gennaro Campanile, figura poco nota ma certamente influenzato da Ferdinando San Felice. L'abito, destinato a coprire l'immagine in terracotta sull'altare maggiore, sul modello lauretano, è databile a quegli anni e risalta per la preziosità del lavoro e per l'ottimo stato di conservazione. Il secondo abito è databile alla metà del secolo successivo e copriva la statua a manichino utilizzata per le processioni. Rimasta in uso fino alla realizzazione di quella attuale nel 1933, in occasione del centenario dell'Incoronazione della Santa Patrona. Oltre ad essere ricamata in oro, con motivi a girali e foglie, dal filo dorato corre all'interno della tessitura in seta rendendo l'insieme ancora più magnifico. 2.6 Jacopo da Lanciano Madonna con Bambino, proveniente dalla chiesa di Santa Maria Maggiore, XV secolo. La piccola tavola, in origine nella chiesa di Santa Maria Maggiore, era stata portata all'Aquila dove era collocata nell'ufficio del sopraintendente fino a quando, in occasione dell'apertura del museo diocesano, è potuta tornare a Lanciano. Il dipinto, una tempera su tavola, raffigura il primo miracolo di Gesù secondo i Vangeli apocrifi, tra i quali il Vangelo dello pseudo Matteo, nel quale Gesù avrebbe compiuto il miracolo di dar vita o resuscitare, con il suo soffio, degli uccellini da lui modellati nel fango. Poi, alla presenza di tutti, prese fango dai laghetti che egli stesso aveva costruiti e plasmò dodici passeri. Il giorno in cui Gesù fece questo era di sabato e c'erano con lui moltissimi bambini. Uno dei giudei l'aveva visto compiere la cosa e perciò disse a Giuseppe, Giuseppe, non vedi che il bambino Gesù fa di sabato ciò che non gli è permesso? Ha fatto dodici passeri con il fango. A quella nuova Giuseppe lo riprese, dicendo: Perché fai di sabato cose che non ci è lecito? Ma Gesù di Giuseppe, e quindi, percotendo una mano contro l'altra, ordinò ai suoi passeri: Volate. Al suo comando, quelli cominciarono a volare. Mentre erano tutti là che vedevano e sentivano, continuò, rivolto agli uccelli: Andate, volate per la terra. E per il mondo tutto e vivete. Gli astanti, osservando i prodigi, furono presi da grande stupore. Alcuni lo lodavano e lo ammiravano, altri invece lo biasimavano. Ci fu pure chi si recò dai principi dei sacerdoti e dai capi dei farisei per raccontare loro che Gesù, figlio di Giuseppe, aveva compiuto grandi segni e prodigi dinanzi a tutto il popolo di Israele. La cosa fu risaputa in mezzo, alle dodici tribù l'episodio ripreso anche da Dario Fone al suo mistero buffo è anche letto come una prefigurazione della chiamata dei dodici apostoli o come un riferimento alle dodici tribù di Israele di estremo interesse è anche la firma dell'autore Jacopo de Lanzano la cui dipendenza dal pittore Paolo Veneziano è più che evidente Sconosciuto ai repertori e forse identificabile con il pittore quattrocentesco Giacomo De Cilmis, citato da alcune fonti. Il tesoro della Madonna del Ponte. Il tesoro della Madonna del Ponte, esposto nella prima sala del Museo diocesano, è un patrimonio di grandissimo valore, oltre che economico, anche e soprattutto culturale. Trasferito per ovvie ragioni di sicurezza presso il cavò di una banca, dopo il sisma che negli anni Ottanta danneggiò le strutture della cattedrale al punto da decretarne la chiusura per oltre un decennio, questo favoloso complesso di oggetti preziosi ha potuto nuovamente tornare all'ammirazione della collettività grazie all'impegno profuso dall'Arcidiocesi di Lanciano Ortona e dal Vescovo di allora, Monsignor Enzio D'Antonio. E riprende le funzioni per il quale è andato costituendosi nel corso dei secoli, testimoniare la venerazione costante dei Lancianesi per la loro patrona. Il nucleo di gioielli più antichi è costituito da splendidi pezzi dei secoli XVII-XVIII, mentre tra quelli dei secoli successivi è rimarchevole la presenza di un nucleo assai interessante di ornamenti preziosi riferibili alla tradizione abruzzese. Il più antico gioiello presente attualmente nella collezione è costituito da un pendaglio che reca la data 1601, in argento dorato, con un grande cristallo di rocca affiancato da quattro rubini montati a notte. Il pendente doveva essere completato da alcune perle può essere inserito sulla scia di una tipologia molto diffusa nel secolo immediatamente precedente alla data che vi è segnata e potrebbe, altresì, essere identificato con un elemento della catena che risulta essere stata donata alla Madonna del Ponte dalla Marchesa Dugni. Si tratta di una tipologia assai diffusa, in cui troviamo moltissime testimonianze sia in opere d'arte presenti al museo, come la Santa Pollonia di Francesco Maria Renzetti, 1711, documento 1751, la quale presenta due elementi molto simili, posti ad ornamento del petto e del capo, si è dipinti assai più noti della storia dell'arte italiana. Ben più corposo è il numero dei gioielli databili al XVIII secolo, tra i quali spiccano diversi ornamenti da corsetto, assai vari per dimensioni e foggia, come ad esempio i tre pregevoli esemplari ornati di rubini montati su un leggero intreccio di arabeschi. Si tratta di un gioiello tipicamente settecentesco, destinato a fermare i lacci del corsetto sul petto. Il pendente è costituito in genere da un grande fiocco o farfalla che sostiene un pendente a goccia al quale è sospeso un terzo elemento cruciforme. Un altro bellissimo esemplare, ancora più raffinato di questa tipologia, è conservato nel tesoro di Santa Maria Maggiore, mentre esemplari molto simili li troviamo anche a Londra, nella collezione del Victoria and Albert Museum, come ad esempio il lungo pendente in smeraldi, composto di ben 15 elementi di fattura tedesca. Il vistoso fermaglio da corsetto di smeraldi è invece il risultato dell'assemblaggio di due orecchini detti comunemente girandole, costituiti da un elemento centrale con tre pendenti a goccia, cui furono aggiunti ulteriori elementi a comporre un insieme straordinario. 3. Sala Terza. La venerazione della Vergine e dei Santi. Nella terza sala si introduce il tema della venerazione per la Vergine e i Santi. Tutti i dipinti esposti, in aderenza al tema, appartengono al medesimo autore, l'ortonese Pasquale Bellonio, nato nel 1698 e morto nel 1786, che sebbene nel campo della pittura non risalti per particolari capacità pittoriche, certamente ebbe numerose committenze ed è significativo per la sua padronanza di connotazione iconografica come si può vedere nel trittico raffigurante l'Annunciazione, la Natività e l'Assunzione di Maria. Nella sala sono anche presenti due eccezionali leoni reggicero della fine del XVI secolo, in legno scolpito, dipinto e dorato. 3.1. Pasquale Bellonio, 1698-1786. Natività. Olio su tela 1750 circa, proveniente dall'oratorio della Madonna degli Angeli. Il dipinto, con l'Annunciazione e l'Assunzione, contornava la pala dell'altare maggiore dell'oratorio della Madonna degli Angeli, attiguo al Palazzo dei Arcangeli sin via Cavour. Fondata nel 1584 dal lancianese Giovanni Giacomo Romano, la piccola cappella venne assegnata ai padri dell'oratorio di Roma ed in seguito fu amministrata dai preti di Santa Maria Maggiore. Alla metà del Settecento subì un importante intervento di ricostruzione e l'interno fu rivestito di decorazioni in stucco da Michele Clerici. 3.2. Ambito meridionale. Coppia di leoni in reggicero. Fine secolo XVI legno scolpito, dipinto e dorato, Chiesa di Sant'Agostino, Lanciano. È difficile stabilire con sicurezza l'originaria collocazione di questi due magnifici leoni reggicero, tardo rinascimentali poiché nella Chiesa di Sant'Agostino confluirono numerose opere d'arte provenienti dalle parrocchie soppresse dopo il 1827. Il loro particolare pregio e la loro bellezza dovettero però essere riconosciuti anche in passato, rendendone possibile la conservazione fino ai giorni nostri. Sala 4. La venerazione della Vergine e dei Santi. Nella quarta sala, il tema della venerazione per la Vergine e i Santi trova il suo sviluppo in numerosi dipinti e sculture di notevole interesse storico e di elevato pregio artistico provenienti da numerosi luoghi di culto, oggi totalmente scomparsi, come la chiesa di San Martino o, in attesa di restauro, come la cappella della confraternita di Maria Santissima Addolorata in Santa Lucia. Da San Martino, abbattuta nell'Ottocento, proviene una Madonna del Rosario con i Santi Filippo Neri, Francesco Saverio, Sebastiano e Martino Vescovo, del 1750 circa opera del lancianese Francesco Maria Renzetti, nato nel 1711 e documentato fino al 1751. Alla bottega di Domenico Renzetti, 1679-1750, padre del pittore Francesco Maria, sono invece attribuite due sculture raffiguranti la pietà e la dolorata del 1733. Sala 4 4.1.1 Ambito abruzzese. Sette dolori di Maria, metà secolo XIX. Olio su tela. Provenienti dalla chiesa di Santa Lucia di Lanciano. I sette tondi erano originariamente collocati intorno all'altare maggiore della cappella della Confraternita dell'Addolorata in Santa Lucia nel quartiere del borgo. Il primo rappresenta la profezia di Simeone nel giorno della presentazione al Tempio. Nel Vangelo di Luca, il vecchio Simeone annuncia a Maria le sofferenze che dovrà patire. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori e anche a te una spada trafiggerà l'anima Luca 2 34-35 Il secondo raffigura la fuga in Egitto di Giuseppe e Maria per mettere in salvo Gesù durante la persecuzione di Erode 2 13-21 Nel terzo Vediamo Gesù dodicenne tra i dottori del Tempio, episodio narrato nel Vangelo di Luca, 2, 41-50. Gesù si intrattenne nel Tempio di Gerusalemme con i dottori della legge, all'insaputa dei genitori che lo ritrovarono dopo tre giorni. Rappresenta l'unico episodio descritto dai Vangeli circa la tarda infanzia di Gesù. Nel quarto è dipinto l'incontro con Gesù sulla via del Calvario, narrato nel Vangelo di Luca 23, 27, 31 e in quello di Giovanni. Gesù vide sua madre lì presente. Giovanni 19, 26. Nel quinto troviamo Maria ai piedi della croce. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Giovanni 19, 25, 27. Nel sesto assistiamo alla deposizione della croce, come ci viene narrata in Matteo. Dopo che Gesù è morto e deposto dalla croce, Maria lo accoglie tra le sue braccia prima che venga sepolto. 27, 55-61. L'ultimo è la deposizione nel sepolcro. Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e avvolto nel lenzuolo lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano ad osservare dove veniva deposto. Marco 15, 43, 46, 47. Sala 4, 4.2. Ambito abruzzese, Madonna del latte, fine secolo XVII, inizio secolo XVIII, olio su tela, proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino di Lanciano. Il dipinto oggetto di fervente devozione nei secoli passati da parte delle partorienti e delle puerpere e copia da Luca Cranach il vecchio. La Madonna è raffigurata coi capelli sciolti, come era uso fare alle donne che dovevano partorire e la perla a goccia sul suo petto è un evidente richiamo alla montata lattea. Dell'opera esistono altre versioni assai simili in collezioni private frentane. 4.3. Ambito napoletano, Sacra Famiglia, fine secolo XVII, olio su tela, proveniente dal Palazzo Arcivescovile di Lanciano. Il dipinto, di eccezionale livello qualitativo, proviene dalla Cappella privata dell'appartamento episcopale ed è certamente tra i migliori della collezione museale. Il soggetto è un momento di riposo durante la fuga in Egitto. Il bambino assopito tiene l'orecchio sul cuore della madre, la quale teneramente col suo volto lo ripara dalla luce. Il probabile autore è stato indicato nel napoletano Filippo Falciatore. 4.4. Ambito sulmonese, pastorale, secolo XV, argento sbalzato e cesellato. Il pastorale, secondo quanto tramandato, venne donato dai sulmonesi al primo vescovo di Lanciano, Monsignor Angelo Maccafani di Pereto, che resse la diocesi nella sua istituzione nel 1515 fino al 1529. Sul nodo, nelle mandorle, furono inseriti, all'epoca della donazione, lo stemma di Lanciano alternato a quello di Maccafani così blasonato d'azzurro al gallo stante su di una fascia diminuita centrata abbassata ed accompagnata in punta da tre bisanti il tutto d'oro. L'opera è un capolavoro d'oreficeria realizzata a cavallo tra 3 e 400 di grandissimo valore storico e simbolico. 4.5. Polidoro da Lanciano, Madonna con bambino, San Giovanni Evangelista e San Nicola, prima metà del secolo XVI, olio su tavola. La tavola, che raffigura la Madonna con bambino tra San Giovanni Evangelista e San Nicola di Bari, si trovava fino al 1949 nella chiesa di San Nicola a Lanciano, dalla quale venne spostata all'Aquila per restauro. Solo nel 2009, un accordo tra il Ministero e l'Arcidiocesi Frentana ne ha permesso il ritorno a Lanciano. La strutturazione spaziale del dipinto è derivata da analoghe composizioni venete. Pur essendo stato restaurato nel 1952, sono ancora visibili le lacune che impediscono una valida considerazione dell'opera. Il colore ha perduto quella tonalità calda, di derivazione tizianesca che originariamente doveva possedere e mostra oggi un colore abbastanza piatto e uniforme. Il dipinto fu individuato dal Berenson nel 1912 e attribuito a Polidoro de Renzi da Lanciano, attribuzione confermata dal Venturi nel 1920. Polidoro da Lanciano nacque a Lanciano circa nel 1515 da Paolo, figlio di Renzo, identificato tradizionalmente con un apprezzato ceramista. Non si hanno notizie sugli anni della sua giovinezza e della formazione. Dovete stabilirsi nella contrada San Pantaleone di Venezia, dove esisteva una comunità di immigrati abruzzesi, verso la metà degli anni venti del XVI secolo. Il presunto anno di nascita è stato ricavato dal suo testamento in articolo mortis del 1565, nel quale si dichiara cinquantenne realizzò soprattutto dipinti a carattere devozionale per committenti privati. Tra le sue opere, Il Convito degli Dèi, Napoli, Museo di Capodimonte, Cristo e l'Adultera, Londra, Walpole Collection, La discesa dello Spirito Santo, Venezia, Gallerie dell'Accademia, e Il Riposo della Sacra Famiglia con l'infante Giovanni Battista, ora al Louvre. Sala Quinta dedicata alla figura di Cristo. La quinta sala è dedicata alla figura di Cristo ed in particolare al significato di redenzione del suo sacrificio sulla croce. Al tempo stesso è destinata a richiamare nella mente del visitatore i riti della settimana per la quale Lanciano è nota. Sul lato destro è esposta l'opera artisticamente più significativa dell'intero allestimento, il Cristo porta croce. Degni di nota anche la croce astile di Giovanni Angelo Scognamiglio, del 1703, in argento sbalzato, inciso, cesellato, e i due dipinti del 1731, Compianto degli Angeli sul Cristo Morto e La Dolorata, copie d'Aldemura. 5.1. Ambito giorgionesco. Cristo Porta Croce 1500-1510, olio su tavola, proveniente dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore. Il dipinto venne probabilmente realizzato per un privato committente, che successivamente lo fece collocare in uno degli altari di patronato della Chiesa di Santa Maria Maggiore, da dove l'importante dipinto, per anni conservato nell'ufficio parrocchiale, pervenne in occasione dell'apertura al pubblico del museo nel 2002. La tipologia stilistica dell'opera è molto vicina a delle tavole dello stesso soggetto, una dell'Accademia dei Concordi a Rovigo, un'altra al Museum of Fine Arts di Toledo negli Stati Uniti e un'altra ancora presso l'Isabella Stewart Garden Museum di Boston, già in collezione Conte Zileri dal Verme. Ma l'attribuzione definita di questo dipinto risulta tutt'oggi non univoca, oscillando tra il Bellini e il Giorgione. Resta indiscussa l'altissima qualità dell'opera e il senso di profonda pace che dallo sguardo severo ma sereno il Cristo promana. 5.2. Ambito abruzzese. Crocifissione. Metà del XV secolo. Affresco staccato proveniente dalla chiesa di San Mauro Lanciano. L'affresco venne strappato dalla parete della chiesa di San Mauro o del Crocifisso prima della sua demolizione negli anni 30. Il distacco avvenne ad opera degli allievi del locale istituto d'arte, guidati dal loro insegnante, al fine di salvarlo dalla sicura distruzione. La chiesa era parte integrante dell'antico complesso monastico dei Carmelitani, che sorgeva ai margini del Prato della Fiera, visibile in primo piano nella raffigurazione della città di Lanciano pubblicata dall'abbate Pacichelli agli inizi del Settecento. Collocato inizialmente presso il Palazzo degli Studi, fu successivamente spostato presso l'Auditorium Diocleziano prima di giungere nell'attuale collocazione. 5.3 Ambito meridionale Madonna addolorata secolo XIX. Legno scolpito e dipinto, carta pesta, tessuto proveniente dalla cattedrale di Lanciano. Durante i riti della settimana santa assume ancora particolare rilievo l'utilizzo delle cosiddette statue vestite, che più che raffigurazioni si propongono come personificazioni della Madonna e dei Santi. Esse erano oggetto di particolari pratiche devozionali, soprattutto nell'ambito femminile che andavano dalla realizzazione del vestiario curato in ogni dettaglio anche nelle parti non visibili alle cerimonie di vestizioni prima delle uscite processionali considerate espressioni superate della fede dopo il Concilio Vaticano II esse sono oggi guardate con maggiore attenzione come testimonianze antropologiche dei secoli passati 6 Sala Sesta. La venerazione per i santi. La sesta sala è dedicata al tema della venerazione per i santi e vi sono conservate numerose opere provenienti dalle parrocchie di Lancianovecchia, soppressa nell'Ottocento e successivamente demolita, come la statua di San Lorenzo della seconda metà del XV secolo e quella di San Giovanni del Trecento e la pala di San Maurizio dipinta alla metà del XVII secolo. Provengono invece dall'oratorio dell'Addolorata in Santa Lucia i busti degli evangelisti Marco e Luca, datati 1778, insieme ai due ovali con San Giuseppe e San Francesco di Paola. Nelle bacheche troviamo oggetti liturgici, calici, pissidi e croci processionali, datati dal XIV al XIX secolo. Uscendo dalla sala troviamo una pala che raffigura il miracolo della profanazione dell'ostia. Proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino, essa è strettamente legata alla tradizione religiosa locale. Si tratta infatti dell'unico dipinto noto che raffiguri il secondo miracolo eucaristico di Lanciano, avvenuto nel 1273 e conservato ad Offida. 6.1. Ambito napoletano. Gruppo di calici dal secolo XVII al secolo XIX. Argento in lamina e a fusione, sbalzato, cesellato, inciso e dorato. Provenienti da diversi luoghi di culto sparsi sul territorio diocesano, i calici risaltano per la raffinatezza della loro lavorazione. Sono esposti cronologicamente da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, permettendo così di apprezzare l'evoluzione stilistica di questo oggetto nel corso dei tre secoli, dai primi del Seicento ai primi dell'Ottocento, passando dal gusto manierista al barocco e dal barocco a forme decisamente neoclassiche. I punzoni presenti rimandano ai nomi dei più noti e affermati argentieri napoletani. Delle varie epoche. 6.2. Ambito napoletano. Gruppo di pissidi. Dal secolo XVI agli inizi del secolo XVIII: argento in lamina e a fusione, sbalzato, cesellato, inciso e dorato. Come i calici, le pissidi, ossia i vasi liturgici nei quali si conservano le particole consacrate provengono da diversi luoghi di culto sparsi sul territorio diocesano e anch'esse, seppur presenti in numero inferiore, risaltano per la raffinatezza della loro lavorazione, in particolare quelle incise con i simboli della passione della bottega napoletana degli scognamiglio. Sono esposte cronologicamente da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, permettendo così di apprezzare anche in questo caso l'evoluzione stilistica di questo oggetto nel corso di tre secoli, partendo dalla prima, proveniente dalla chiesa di San Lorenzo, che è eccezionalmente firmata dall'argentiere Ciucci e datata 1579. I punzoni presenti rimandano ai nomi dei più noti e affermati argentieri napoletani delle varie epoche. 6.3 Bottega di Nicola da Guardiagrele, ostensorio reliquiario, secolo XV, con interventi nel secolo XVI e nel secolo XIX, argento in lamina a fusione, sbalzato, cesellato, inciso, traforato e dorato, smalti, proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino di Lanciano. Questo ostensorio di singolare pregio il più antico tra quelli esposti nella vetrina. Ben testimonia l'eccellenza dei maestri orafi abruzzesi nei secoli passati, benché relativamente recente sia lo studio sull'attività da loro svolta e sugli esiti della loro produzione. Così, nel 1890, si esprimeva lo studioso tedesco Gmelin nella prefazione del suo volume. Poche regioni d'Italia ebbero fino verso la metà del secolo scorso, a causa del brigantaggio, così cattiva fama come l'Abruzzo, donde ne venne volontariamente l'idea che fosse un paese tanto inospitale e tanto arretrato nella cultura, quasi rimasto in disparte dal resto della penisola in cui le belle arti salirono in tanto fiore. Con la caduta del regime borbonico, anche il brigantaggio venne a scemare e dopo che l'apertura di nuove linee ferroviarie permise di accedere in Abruzzo da oriente, da settentrione e da levante, da Roma, da Terni e Pescara, l'accesso in quelle città si rese facilissimo e si venne a schiudere così alle ricerche un nuovo campo quasi vergine. Giunto a noi attraverso i secoli questo oggetto Ben si inserisce in quella che sempre il Gmelin definì l'epoca in cui l'oreficeria abruzzese maggiormente fioriva. 6.4. Ambito romano. Palla da calice, secondo quarto del XX secolo. Seta e oro. Ricamato ad ago. Donazione Monsignor Enzio D'Antonio. Oggetto relativamente recente, essendo appartenuto a Papa Pio XI che morì nel 1939, la palla, piccolo quadrato di stoffa utilizzato per coprire il calice, raffigura in maniera mirabile la Madonna con Gesù bambino, liberamente ispirata dalla Madonna del libro di Sandro Botticelli. Un dipinto su tavola databile 1480-1481 circa, e ora conservato nel museo Poldi Pezzoli di Milano. Splendida e preziosa, essa è interamente ricamata d'ago, con una lavorazione impressionante per la straordinaria precisione nella resa dei dettagli, tanto che si possono, nel libro aperto, rappresentato accanto alla Vergine, leggere le parole scritte in latino, quasi contare le pagine, ed è persino possibile apprezzare i riflessi del velo poggiato. Sul capo della Madonna. Un lavoro accuratissimo ed estremamente complesso, chiaramente realizzato dalle migliori maestranze pontificie. 6.6 Ambito meridionale. Croce processionale, fine XIII-inizi XIV secolo. Ottone in lamina sbalzato, inciso e dorato proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino di Lanciano. La croce processionale è degna di nota soprattutto per la sua antichità e per il fatto che permette di apprezzare maggiormente la vicina croce realizzata da Nicola da Guardia Grele. Nel retto, privo della parte inferiore, vediamo la Vergine e l'angelo annunciante ai lati del crocifisso, al di sopra del quale sta la figura di un angelo. Nel verso, i simboli dei quattro evangelisti, il leone di Marco, l'aquila di Giovanni, il toro di Matteo e l'angelo di Luca, circondano la figura del Cristo trionfante. Proprio la raffigurazione di questa croce è stata inserita nel 2010 nello stemma di Monsignor Cesare Nosiglia, attuale arcivescovo metropolita di Torino. 6.7 Nicola da Guardiagrele. Croce processionale, secolo XV, argento sbalzato, inciso, cesellato, niello, smalti champlavé e traslucido, proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino di Lanciano. Anche se studiata e riportata nel giusto livello di considerazione, solo nell'ultimo secolo la tradizione orafa abruzzese ha trovato il suo massimo esponente nel 400 in Nicola da Guardiagrele il quale, come scrissero di lui all'inizio del secolo passato, fu conosciuto come Dio soltanto per le sue opere, a sottolinearne la straordinaria statura artistica. Come enfaticamente affermato da uno dei suoi numerosi biografi, sono le opere di Nicola a raccontarci di lui. La croce processionale della Chiesa di Sant'Agostino Benché assai più modesta della quasi coeva croce che si ammira nella chiesa di Santa Maria Maggiore, datata 1422, si propone per stile e disegno come un'opera straordinariamente innovativa rispetto alla tradizione precedente e rivela la capacità tecnica assolutamente fuori dal comune del suo autore, che realizza figure a tutto tondo, completamente a sbalzo e cesello, con precisione magistrale. Le opere dell'artista guardiese rivelano anche una personalità profondamente colta, abile realizzatore di miniature e nielli, sicuro nella resa iconografica dei soggetti da lui raffigurati. 6.8. Ambito abruzzese. San Maurizio e la legione tebana, condonatore 1650 circa, olio su tela. Proveniente dalla chiesa di San Maurizio, Lanciano. La chiesa di San Maurizio sorgeva sul sito dell'attuale piazza dei Frentani. Sarebbe stata la prima chiesa costruita a Lanciano quando, secondo la leggenda riportata anche dal Fella e dall'Antinori nell'anno 610 d.C., assediata da Comitone, governatore della provincia per conto di Bisanzio, riuscì a ricacciare indietro i nemici grazie al miracoloso intervento del santo guerriero, che fece apparire le mura tutte circondate dalle acque. Nella diffusione della venerazione per il santo, originario di Tebe, esterminato con la sua legione ad Agaunum nel III secolo d.C. e che secondo la tradizione avrebbe ereditato la lancia che fu del centurione Longino, è possibile rintracciare l'affermarsi dei Longobardi sulle precedenti comunità bizantine fino alla loro totale assimilazione. 6.9. Ambito napoletano. San Giuseppe con Gesù bambino. Metà secolo XVIII. Legno scolpito, dipinto e dorato. Proveniente da Palazzo Stella Maranca, Lanciano. La pregevole scultura proviene dalla famiglia Stella Maranca Antinori, tra le più antiche e ricche famiglie del capoluogo frentano, estintasi negli anni 60. All'assoluta maestria con la quale appare condotto il lavoro d'intaglio nelle varie parti, si unisce l'estrema sicurezza dell'armonica e mossa composizione, non disgiunta dalla grande padronanza della resa coloristica e dalla sensibilità nel rendere l'espressione del bambino addormentato e la tenerezza del gesto paterno che ne stringe tra le dita il piccolo piede. 6.10. Ambito abruzzese, il miracolo di Ricciarella, secolo XVII, olio su tela proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino, Lanciano. Il dipinto raffigura l'episodio del sanguinamento della sacra particola avvenuto in Lanciano nel 1273, quando una donna chiamata Ricciarella, moglie di Jacopo Stazio, per riconquistare l'amore del marito, non esitò, consigliata da una donna più anziana, a porre un'ostia consacrata su una tegola arroventata, onde ricondurre a sé lo sposo. Narra la tradizione che dalla particola cominciò a sgorgare del sangue e che Ricciarella, inorridita, avvolse tutto in uno strofinaccio e lo nascose sotto lo strame della sottostante stalla. Quando, giunta la sera, il marito cercò di far rientrare l'asino nella stalla, l'animale, violentemente strattonato, vi si introdusse in ginocchio. Solo nel 1280 Ricciarella, sconvolta, Riuscì a confessare il suo misfatto ad un frate dell'attiguo monastero di Sant'Agostino, che recatosi sul luogo pare ritrovasse l'involto e al suo interno la particola ancora sanguinante. Iniziò da allora la venerazione delle tre santissime reliquie, la particola, il coppo e lo strofinaccio, che furono condotte ad Offida, nelle Marche. Un'importante raffigurazione del miracolo. Eseguita tra il 1357 e il 1362, si trova nel Duomo di Orvieto, nella cappella del Corporale. A memoria del secondo miracolo eucaristico di Lanciano, nel 1583, venne eretta la piccola cappella, annessa al grande palazzo che appartenne alla nobile famiglia dei baroni Fiore Gigliani. Sala VII. Le conocchie. Nella settima sala sono presenti numerose e diverse statue vestite, popolarmente dette conocchie, di cui soltanto la testa e le mani venivano realizzate, generalmente in legno. Assai diffuse nei secoli passati, sono cadute in disuso dopo il Concilio Vaticano, ma erano legate a particolari espressioni della fede, soprattutto in ambito popolare e privato. Da collezioni private provengono, infatti, le numerose statuette dell'Addolorata esposte, anche se non mancano altri soggetti come una Sant'Anna con Maria Bambina, di pregevole fattura settecentesca napoletana, e un San Nicola di Bari vestito di carta. Tra i vari esemplari esposti spiccano quelli di Santa Chiara, della metà dell'Ottocento, e Sant'Antonio da Padova, del XVIII secolo. 7.1. Ambito abruzzese, Santa Chiara, secolo XIX. Legno scolpito e dipinto, tessuti provenienti dalla chiesa di Santa Chiara di Lanciano. La statua è di dimensioni superiori al naturale al fine di renderla proporzionata alle dimensioni della nicchia nella quale un tempo era collocata, sull'altare maggiore dell'omonima chiesa annessa un tempo al monastero delle Clarisse. La chiesa, di fondazione medievale, venne completamente ricostruita a metà dell'Ottocento. L'interno della chiesa fu decorato nel 1854 con pregevoli stucchi da Demetrio Tenaglia di Orsogna, mentre l'esterno venne concluso nel 1855. È possibile datare a quegli anni anche la realizzazione di quest'opera, recentemente restaurata, sia nelle parti lignee che nell'abito monacale che oltre alla parte visibile è dotato anche di tutti gli accessori d'abbigliamento generalmente nascosti alla vista come busto e sottovesti. La santa tiene tra le mani una pisside di forma sferica in metallo dorato. La pisside è l'elemento iconografico identificativo di Santa Chiara che ritorna nell'emblema dell'ordine e che è presente sul portale della chiesa e nel timpano dell'altare maggiore. Questo attributo, altre volte sostituito da un ostensorio di foggia antica, viene associato alla Santa di Assisi in riferimento ad un episodio della sua vita. Santa Chiara Assisi 1193-1194 Assisi 11 agosto 1253 la cui memoria liturgica viene celebrata l'11 agosto, si distinse per il culto verso l'Eucarestia. I suoi biografi tramandano che Assisi era assediata dall'esercito dell'imperatore Federico II, del quale facevano parte anche milizie saracene, e che la santa, in quel tempo malata, fu portata alle mura della città con in mano la pisside contenente il Santissimo Sacramento, alla cui vista i soldati musulmani si ritirarono. 7.2. Ambito meridionale. Madonna Addolorata. Secolo XIX. Legno scolpito e dipinto. Argento sbalzato e cesellato. Tessuti. Proveniente da collezione privata. Un tempo diffusissima la venerazione per la Madonna dell'Addolorata. Aveva risvolti anche privati e non era infrequente trovare statue come questa custodite in casa, in genere nella camera da letto, per essere oggetto di ritualità ormai dimenticate di devozione familiare. Più o meno grandi per dimensione, più o meno ricche negli abiti e nei decori, realizzati quasi sempre in materiali preziosi, esse erano quotidiane interlocutrici in un mondo nel quale il contatto con la sfera del divino passava appunto attraverso ritualità, come quello della realizzazione dei piccoli abiti e della vestizione, e attraverso testimonianze materiali di una fede vissuta in maniera spesso totalizzante. 7.3. Ambito meridionale. Madonna Immacolata, secolo XVIII legno scolpito e dipinto, tessuti, proveniente da collezione privata. Questo piccolo simulacro, col suo abito originale, si offre anche come testimonianza di moda e di costume. La veste, delicatissima, interamente realizzata in seta ed in ottimo stato di conservazione, è anche l'elemento più evidente che permette di datare la statuetta al XVIII secolo. L'integrità con la quale essa è giunta fino ai nostri anni denuncia anche, se mai ce ne fosse bisogno, la cura e l'attenzione di cui è stata oggetto nel corso dei secoli passati. Sala ottava, le reliquie. L'ottava sala è dedicata al tema delle reliquie e vi sono esposti numerosi reliquiari di varia foggia, realizzati prevalentemente tra il XVII e il XIX secolo, tra i quali, degno di particolare interesse, è quello che contiene le reliquie di Papa Celestino V. Nella sala sono stati collocati il busto di Sant'Agostino, realizzato nel 1718 dallo scultore lancianese Domenico Renzetti, e un fonte battesimale in legno intagliato, inciso, dipinto e dorato, risalente al XVII secolo. Risalta per il suo particolare pregio il mobile da sacrestia, datato XVII secolo, ornato con quattro piccoli pannelli raffiguranti paesaggi e scene di caccia, eseguiti in carta ritagliata applicata su un fondo nero. 8.1. Ambito abruzzese. Mobile da sacrestia. Secolo XVII. Legno intagliato. Carta intagliata. Decoupage. Vetro. Proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino di Lanciano. Il mobile da sacrestia. Originariamente collocato in Sant'Agostino, ma forse proveniente da una delle parrocchie soppresse del quartiere di Lanciano Vecchia. Presenta nella parte superiore quattro interessanti specchiature nelle quali sono state inseriti altrettanti capolavori di arte applicata. Si tratta di quattro piccoli riquadri realizzati in carta minuziosamente intagliata e applicata su un fondo nero, nei quali sono raffigurati paesaggi e scene di caccia con complessi motivi vegetali che lo rendono un insieme rarissimo 8.2 ambito meridionale reliquiario di Celestino V secolo XVIII legno scolpito e dorato provenienza incerta L'ipotesi più probabile circa la provenienza di questa teca reliquiario in legno dorato è che essa sia pervenuta dalla chiesa di Santo Spirito annessa all'omonimo Cenobio Celestiniano e ora sede del Polo Museale della città di Lanciano. Il Monastero di Santo Spirito, tra il tratturo e il prato della fiera, fu fondato dall'abate morronese Fra Onofrio da Comino, castello tra Rapino e Guardiagrele, il quale, con atto del 1293, acquistò il terreno da Golata, moglie di Guglielmo Conte di Lanciano e da Riccardo Villano per il prezzo di nove once d'oro. Con decreto di Papa Innocenzo X, nel 1654, venne soppresso e da allora adibito ad usi diversi. 8.3. Ambito napoletano. Gruppo di reliquiari ad ostensorio. Secoli XVIII-XIX. Lamina d'argento ed ottone, sbalzata ed incisa legno intagliato e dipinto. La venerazione per le reliquie dei santi nei secoli trascorsi era un elemento fondante e distintivo del cristianesimo. Esse erano ampiamente diffuse e ogni luogo di culto ne custodiva ampie collezioni, riposte in contenitori dalle più diverse tipologie, da quelli ad ostensorio a quelli antropomorfi, che rappresentavano la parte del corpo del santo in essi contenuta, o a scrigno, ma non mancano tipologie anche diverse e fantasiose. In essi sono contenuti frammenti dei resti mortali dei santi, oppure delle cosiddette reliquie da contatto, frammenti di abito o più in generale di tessuto, posti a contatto delle reliquie vere e proprie, ad assorbirne i benefici effetti, soprattutto a vantaggio della devozione popolare. 8.4. Ambito tedesco. Copertina di Messale di Dresda, 1868. Pelle, ottone, carta cromolitografica, proveniente dalla cattedrale di Lanciano. Il pregevole Messale, che reca sulla copertina una riproduzione della Madonna Sistina di Raffaello, conservata nella Gemal Gallery di Dresda, Fu un dono alla cattedrale del musicista e compositore Angelo Ciccarelli. Nato a Montone nel 1806, studiò a Lanciano dal 1815 sotto la guida del maestro Filippo Gianni. Nel 1830 si recò a Dresda, dove fu nominato maestro della corte di Sassonia e ricoprì successivamente la carica di maestro di canto della cappella del Real Collegio. Fu autore di numerose opere di grande pregio artistico. Un esemplare simile, sempre con dedica, è conservato nella chiesa di Santa Maria Maggiore. 8.5. Ambito meridionale, fonte battesimale, secolo XVII. Legno intagliato, inciso, dipinto e dorato. Proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino di Lanciano. La copertura lignea del fonte battesimale vero e proprio è interamente realizzata in legno, dipinto con motivi a e dorato su tutte le facce, meno che una nella quale troviamo la scena col battesimo di Cristo nel fiume Giordano. Un altro esemplare assai simile si trova nella chiesa parrocchiale di San Nicola. Mentre un terzo, pure documentato, in Santa Maria Maggiore, di cui si ignora l'attuale collocazione. La teca era destinata a custodire la vasca con l'acqua lustrale ed era perciò chiusa da una serratura. 8.6. Ambito abruzzese: Crocifisso del Volto Santo. Secolo XVII. Legno scolpito e dipinto. Provenienza incerta. La particolarità di questo crocifisso, recentemente restaurato per interessamento di un mecenate, è che i tratti del volto sono modellati su quello del volto santo di Manopello, la preziosa reliquia che compare in Abruzzo nel 1506 e che dal 1638 entra in possesso dell'Ordine dei Cappuccini. Il telo che recenti studi hanno scoperto essere stato realizzato in prezioso bisso marino, è identificato con la Veronica, giacché reca l'immagine di Cristo con tutti i segni della passione ma ancora vivo, con gli occhi aperti e le labbra socchiuse. Da qui la suggestione che derivava dal pregare davanti ad un'immagine che presentava il vero volto di Gesù. 8.7 Pico della Mirandola, opera omnia 1498, incunabolo stampato a Venezia, proveniente dalla biblioteca del Capitolo della Cattedrale, Lanciano. Il rarissimo volume pare ne siano documentati solo tre esemplari, è uno dei tesori della Biblioteca del Capitolo di Lanciano, ora presso la Biblioteca Diocesana. Ricca di edizioni rare e di grande pregio, essa è stata oggetto negli ultimi anni di un progressivo recupero ed inventario. L'opera è stata restaurata presso il laboratorio di restauro dell'abbazia di Grottaferrata. 8.9 Rogationum officium terre lanzani. Secolo XIV. Manoscritto su pergamena. Proveniente dalla chiesa di Santa Maria Maggiore di Lanciano. Il manoscritto è di fondamentale importanza per ricostruire la storia religiosa della città di Lanciano nei secoli più antichi, quando essa era ancora sottoposta all'autorità del Vescovo di Chieti. In esso sono registrate le invocazioni ai santi protettori della città ed era utilizzato durante le rogazioni, riti propiziatori in forma di processioni che si svolgevano all'interno del centro urbano e all'esterno delle mura, fornendoci quindi anche un quadro assai ben delineato dei luoghi di culto e della loro collocazione all'interno della pianta cittadina. Degna di nota è la presenza della chiesa dedicata a San Longino, sul luogo dove sorse poi la chiesa di San Francesco, sede del Miracolo Eucaristico. Sala Nona Paramenti Sacri. Nella Nona Sala sono esposti alcuni dei numerosi paramenti sacri appartenuti a Monsignor Francesco Maria de Luca e gli anelli dei presuli lancianesi che per tradizione vengono lasciati al tesoro della Madonna del Ponte. Sono presenti anche due opere settecentesche dell'Ebanista Modesto Salvini, un tabernacolo ed un busto di San Pasquale Bailon, e un dipinto raffigurante San Giuseppe col bambino, del pittore Giacinto Diano, risalente al 1790 circa e proveniente dalla famiglia Stella Maran Cantinori. La sala espone anche le opere appena restaurate o in attesa di restauro. 9.1. Ambito napoletano, Paramenti Sacri, Ante 1839 raso rosso ricamato in seta ed oro provenienti dalla cattedrale di Lanciano. Francesco Maria de Luca, francescano di origine napoletana, fu arcivescovo di Lanciano tra il 1818 e il 1839. Lasciò alla chiesa frentana un ricco patrimonio di paramenti sacri, composto di piviali, pianete, mitre, dalmatiche e stole solo in parte esposti per le diverse ricorrenze liturgiche esse risaltano oltre che per la varietà dei colori dettata dalle diverse esigenze liturgiche nel corso dell'anno anche per la ricchezza e la raffinatezza dei tessuti oltre che per l'eccezionale stato di conservazione 9.2 ambito romano pastorale 1940 Argento in lamina e a fusione, inciso e cesellato, donazione re di Carinci. Il pastorale venne realizzato nel 1940 per Monsignor Alberto Carinci, nato a Lanciano il 27 marzo 1899. Compiuti gli studi nel seminario di Chieti, venne ordinato sacerdote nel 1922. Il 25 marzo 1940 fu nominato Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro e nell'ottobre del 1943 divenne Prima Amministratore Apostolico della Diocesi di Boiano-Campobasso, acquistandone la piena autorità nel 1948. Si spense nel 1983 e venne tumulato sotto l'altare maggiore del Santuario della Dolorata di Castelpetroso, per la cui edificazione si adoperò con impegno. 9.3. Ambito meridionale, busto di Santa Pollonia, secolo XVII, legno scolpito, dipinto e dorato, proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino di Lanciano. Il busto era in origine destinato a contenere una reliquia della Santa di Alessandria, la cui venerazione era diffusissima poiché invocata contro un male molto comune, il mal di denti. Per questa ragione era spesso raffigurata con una tenaglia in mano nell'atto di stringere un dente. La tradizione, riportata dal racconto di Eusebio di Cesarea, ha tramandato che al momento del martirio le furono cavati i denti e per questa ragione venne considerata patrona dei dentisti. La sua festa ricorre il 9 febbraio. Si racconta anche che quando Papa Pio VI fece raccogliere in tutta Italia i presunti denti di Santa Pollonia, esposti alla pubblica devozione, essi riempirono uno schigno di tre chili. Tanto era diffusa la venerazione per questa santa. 9.4. Ambito meridionale. Gusto di Santa Cordula. Secolo XVII, legno scolpito, dipinto e dorato proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino di Lanciano. Santa Cordula era invocata tra le sante patrone della nostra città, come riportato nei capitoli antichi della città di Lanciano del 1592, conservati presso l'Archivio Storico Comunale di Lanciano. La sua figura è stata oggetto di sentita e profonda venerazione nel corso dei secoli passati. Fu una compagna di Sant'Orsola, della quale segue le vicende della vita e il racconto leggendario del martirio. La leggenda di Sant'Orsola e delle undicimila vergini che perirono con lei ebbe una straordinaria fortuna nel Medioevo ed ispirò numerose composizioni letterarie. E opere d'arte, fra le quali famosissima quella del Memling a Colonia ed il ciclo pittorico di Vittore Carpaccio, conservato nella Galleria dell'Accademia di Venezia. Nel 1106, nell'ampliare la città di Colonia, venne ritrovato nelle vicinanze della chiesa di Sant'Orsola un cimitero e le ossa che vi furono rinvenute furono ritenute quelle delle Martiri Vergini. Il ritrovamento delle supposte reliquie di Sant'Orsola e compagne, tra le quali appunto Santa Cordula, diede luogo a diverse traslazioni in tante nazioni europee, come Germania, Italia, Spagna, Francia, Danimarca, Polonia ed altre, dove il culto si diffuse rapidamente, tant'è che nel XVII secolo 12 chiese asserivano di possedere il corpo o la testa di Santa Cordula, fino ad arrivare a pensare che tra le 11.000 ve ne fossero diverse con lo stesso nome. 9.6 Modesto Salvini, Tabernacolo, secolo XVIII, legno scolpito e dipinto, proveniente dalla chiesa di San Francesco di Lanciano. Modesto Salvini nacque ad Orsonia nel 1741 da Giovanangelo e da Anna Maria Montanaro. Ebanista di grande qualità, fu autore di numerose opere conservate in diverse chiese abruzzesi. Tra di esse spiccano certamente l'organo e il Pergamo, realizzati tra il 1769 e il 1774 per la chiesa di San Francesco di Lanciano dalla quale proviene anche questo tabernacolo collocato probabilmente in origine sull'altare maggiore, da dove è stato rimosso in occasione della costruzione dell'altare delle sante reliquie nel 1902. 9.7 Giacinto Diano 1731-1804 San Giuseppe con Gesù bambino 1790 Olio su tela proveniente da Palazzo Stella Maran Cantinori, Lanciano. A Lanciano, per la realizzazione delle pitture della cattedrale sul finire del XVIII secolo, Giacinto Diano dovette realizzare anche opere per committenti privati, tra i quali i Maran Cantinori, i quali possedettero anche un dipinto pandan di questo, ora in possesso delle suore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, al cui ordine le ultime discendenti della famiglia, donna Marianna e donna Assunta, col fratello Filippo, illustre docente di diritto romano all'Università di Bari, legarono l'intero loro patrimonio al fine dell'edificazione di una casa di riposo per anziani. 9.8. Ambito abruzzese, dossale reliquiario, secolo XVII rimaneggiato nel secolo XX, legno intagliato, dipinto e dorato, proveniente dalla cattedrale di Lanciano. Questo singolare dossale d'altare rappresenta un unicum nel patrimonio artistico diocesano, ricco di oltre 4.000 pezzi, ma oggetti simili erano un tempo abbastanza diffusi a testimoniare l'importanza della venerazione delle reliquie dei santi. Tra le centinaia di frammenti ossei, segnalati col cartiglio recante il nome e talvolta da un'immaginetta, risalta in alto il capo di Santa Venturina e poco più in basso un osso di Santa Cordula. A Lanciano, oltre al prezioso busto reliquiario già esaminato, il corpo della Santa veniva venerato nella Chiesa delle Clarisse ed era legato alla singolare credenza popolare secondo la quale quando una delle monache era prossima alla morte, le ossa iniziavano a scricchiolare.